Parliamo con Ettore Buonalberti, che è il presidente di AICAL. AICAL che cos'è? È un'associazione senza scopo di lucro, formata da 24 aziende, le quali hanno il compito di sviluppare dei progetti che siano funzionali agli obiettivi di Expo 2015. Quindi oggi siamo qui al Pirellone, nella sala Giorgio Gaber, a presentare questo progetto un po' per Expo. Qual è la vostra funzione? E non solo. Un po' per Expo è certamente uno dei fiori all'occhiello dei nostri progetti. L'idea è quella di offrire alla grande comunità che verrà a visitare l'Expo 2015 tutta la realtà territoriale che da Torino a Venezia rappresenta la grande dorsale appunto padana, che è il centro fondamentale dell'agroalimentare, diciamo, dell'Alta Italia e che rappresenta una delle produzioni più importanti di eccellenze in vari settori agroalimentari. E quindi questo progetto noi pensiamo di coinvolgere, come già avvenuto, alcune realtà provinciali, la provincia di Rovigo, la provincia di Alessandria, tutte le province in realtà del Po. Abbiamo già un'intesa anche con la stessa provincia di Venezia, con tutti i comuni che in qualche modo afferiscono a quest'area. Ma oltre a questo, il tema di fondo per cui AICAL sta lavorando con un'iniziativa associativa, con un'AIE, che è l'unione di tutte le associazioni degli italiani emigrati ed immigrati, è di considerare gli italiani nel mondo ambasciatori di Expo 2015. Ossia, ed è questo il senso di questo nostro convegno, tanto un convegno di sussidiarietà. Non vogliamo progetti fatti calare dall'alto, ma progetti che, come quelli che sta realizzando AICAL, partono proprio dal basso, dal territorio, da offrire al board di Expo 2015. Questo è un po' il senso. A livello di comunicazione, i nuovi mezzi mediatici, quindi parlo ovviamente di internet, quanto sarà importante questa vostra comunicazione? Ma direi che è fondamentale. Abbiamo la fortuna di avere un vicepresidente, Marconcini, che lavora con il portale dei Lombardi nel mondo, che praticamente ogni nostra iniziativa viene immediatamente irradiata in tutti i 5 continenti. Poi questa iniziativa, che proprio lui ha pensato, che è la prima che si realizza, del annullo filatelico occasionato proprio da questa conferenza, da questo convegno, che è il primo annullo filatelico relativo a Expo 2015. E questo è un fatto importante che caratterizza ancora AICAL sul piano proprio dell'eccellenza, direi tra le iniziative sussidiarie a sostegno di Expo 2015. Possiamo sperare che questo Expo 2015 sia davvero un primo tassello, una prima tessera di un mosaico grandissimo che possa portare grande turismo in Italia a tutti i livelli? Ma noi sappiamo che sicuramente il turismo è una delle grandi industrie che caratterizzeranno, non solo che caratterizza l'oggi, ma anche il domani, specialmente per i nostri figli, per i nostri nipoti. Guai se l'Italia perdesse questa occasione. È un termine, il 2015 ci impegna appunto a lavorare fin d'ora, ma non solo per il 2015, è un traguardo, ma in realtà è una tappa, perché oltre quello noi avremo nel 2019 già deciso Venezia capitale della cultura e quindi stiamo lavorando veramente in questa direzione. Per esempio, vorremmo realizzare a Venezia la Biennale della Civiltà della Tavola e della Cultura e dell'Alimentazione, altro grande tema che farà dell'Italia, come è giusto che sia in questo campo, il centro, diciamo, d'eccellenza nel settore agroalimentare. Siamo a dicembre 2011, quindi domani è il 2015, no? A livello di work in progress, come siamo? Siamo abbastanza avanti? Lei è contento di quello che stiamo facendo? Si può fare qualcosa di più? Devo dire di sì, penso che con la nuova governance che si è realizzata, l'amministratore delegato Sala, questo equilibrio che si è realizzato anche molto positivo tra il sindaco di Milano Pisapia e il governatore della regione Lombardia, console generale, diciamo, dell'Expo, commissario generale, l'onorevole Formigoni, indubbiamente ha creato le condizioni, io penso, ottimali per guardare con ottimismo al futuro.